senza palato. Maybe if you could taste with you and then... Fra i tanti mezzi con cui comunicare il vino, anche il cinema. Il cinema che si appresta ad ospitare sul grande schermo un altro film con Charlie Arthur Aola, uno dei più grandi narratori del vino attraverso il grande schermo. Il prossimo film che si chiamerà The Duel of Wine. La sfida del vino. La sfida del vino è una bella storia, una bella commedia, si può dire, che porta avanti il vino italiano in America. Questa parte non la possiamo lasciare fuori, perché dico, c'è una bella storia che comincia in Umbria, a Montefalco. Questo vino è fatto in vendemmia molto calda, in un mattino di 20 gradi. Ciao Filippo, quando abbiamo raccolto, che temperatura c'era? Erano 20 gradi. Quello posso dire che non solo sarà vino in questa commedia, ci abbiamo anche la gastronomia. Allora abbiamo i grandi chef dell'America, italo-americane, Cesare Casella, Celestino Drago di Hollywood, e loro vengono avanti con questa idea che Cactus è subterranea e Independent Films dall'Italia. C'è questa idea di Charlie adesso, che va per questi paesini a fare un po' di assaggi di vini, perché lui c'è un superpower unico, che adesso è un grande assaggiatore del mondo, e lui va. Cosa devo fare io? This is a wine with very good elements, good acidity, good alcohol, gentle, very gentle on the bubbles. Wonderful wine. Salute and enjoy. The ghost taster? Yeah. E questa sarà una bella idea. Penso che Umbria, Piemonte, Toscana, che sono i tre grandi regioni del vino in Italia, vengano insieme in questo marchio che conosciamo tutti, è il marchio Italia, no? È un palato suo. Allora, certo è fatto. 15% Sagrantino. Posso dire una cosa molto importante, l'ambiguità che c'è quando si assaggia vini, che penso che noi che siamo in questo mestiere da tanti anni, anche ieri parlavo con Luca Gardini, che c'è una cosa molto interessante quando si assaggia vini, no? C'è quella idea, magari c'è questo vino, magari è questa uva, magari è questo qua, e noi in questo Duel of Wine, la sfida del vino, con tanti palati internazionali, ma andiamo avanti una cosa che è più importante, la cultura. Un vino molto intenso e concentrato. Very articulated, viva il vino! Viva il vino! E con tutti questi grandi nomi dell'Italia, anche di Umbria, perché possiamo dire il grande pioneer, il grande, si può dire, il grande... conquistador, Marco Caprai. E penso che la fermentazione sia fatta a 30 gradi. Come hai fatto a capirlo? Non lo so, sto a sentire. È incredibile. Dobbiamo approfittare di questo. Che lui ha preso questa idea del primo nostro film, Il Cammino del Vino, che come sapete già è in 11 paesi e in 8 lingue, anche siamo arrivati in Cina, no? Che è una cosa importante. E con questo film è una cosa molto, molto, si può dire, molto importante, perché adesso siamo più globale. Penso che una storia che comincia in Umbria e finisce a Napa Valley, tutti dovremmo stare aspettando queste belle notizie. Do like some kind of an international competition or put together No. We're not going to send him to that competition because that is the biggest one in the world. You don't like anything. No, it's always fucking no. I don't like it.